Cari concittadini, buonasera. Oggi martedì 29 dicembre 2020, sono le ore 21:10 ed eccoci rispetto al nostro consueto punto della situazione sull'emergenza coronavirus. Ci eravamo lasciati nella serata di ieri con un numero di soggetti positivi pari a 42. Oggi registriamo ulteriori 4 soggetti positivi e quindi il numero di positivi domiciliari presenti a Mussomeli a questa sera è pari a 46 unità. I 4 soggetti positivi che registriamo oggi sono di fatto soggetti cittadini a cui era stato somministrato il test rapido un paio di giorni fa e a cui era stato effettuato il test molecolare di conferma. Di cui attendavamo l'esito. Oggi appunto è arrivato l'esito, quindi abbiamo questi quattro soggetti, la conferma di questi quattro soggetti positivi domiciliari in più. Si tratta sempre di parenti o contatti stretti dei soggetti positivi che erano spuntati nei giorni precedenti. Fortunatamente si tratta di soggetti che già si trovavano in isolamento domiciliare, quindi diciamo che c'è un aumento, ma ovviamente questo aumento è compensato dal fatto che si tratta comunque di casi riconducibili sempre ai soggetti positivi dei giorni scorsi. Chiaramente questo ci induce a essere assolutamente prudenti, ad evitare occasioni di assembramento che possono essere chiaramente frequenti, quantomeno nella tentazione in queste serate di festa. Quindi l'auspicio e il mio appello accorato che faccio a tutti voi è evitare che vi siano occasioni di assembramenti. Mi rendo conto la difficoltà di non cedere alla voglia di socializzazione che, soprattutto in queste festività, ciascuno di noi ha, ma ovviamente il rispetto delle regole è un elemento fondamentale e di estrema importanza per evitare che vi sia ulteriore diffusione del contagio. Rispetto alla situazione, diciamo, degli operatori sanitari e struttura ospedaliera, sembrerebbe che si sia assestato diciamo, la diffusione del contagio, quindi in qualche modo sembrerebbe circoscritta agli operatori che nei giorni scorsi sono risultati. Ovviamente, così come abbiamo stabilito nel corso dell'incontro avuto questa mattina in ospedale col direttore sanitario della struttura ospedaliera, verrà effettuato costantemente e ciclicamente la sanificazione di tutti gli ambienti e soprattutto verrà ripetuta con una certa periodicità, la verifica attraverso i tamponi a tutti gli operatori sanitari della nostra struttura. Per il resto, non ho altro da comunicarvi, pertanto auguro a tutti voi di trascorrere una buona serata. Da parte nostra stiamo in continua allerta, in continua azione di monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, ovviamente mettendo in campo tutte quelle azioni che servono a contenerlo. Auguro a tutti voi una buona serata, ci sentiremo domani per l'aggiornamento di rito.